Pensaci bene, quando fai qualcosa di nuovo, quanto è probabile che ti riesca subito al primo colpo? Se provi a chiedere a uno scienziato o a un manager, ti diranno che spesso sono stati degli errori ad averli portati a scoperte sensazionali. Per quanto possa sembrare strano, a volte dobbiamo proprio fare degli errori per imparare. Pensiamo ai bebè. Non imparano mica a parlare nel giro di 2 minuti, no? Mamma! Ci mettono mesi e mesi ad imitare i suoni di genitori e parenti, costruendo migliaia di frasi senza senso prima di essere in grado di esprimersi. Emettere suoni strani è essenziale per addestrare il cervello e gli organi vocali a produrre vere e proprie parole. Provare, sbagliare e riprovare è un processo fondamentale quando si impara qualcosa, specialmente se si tratta di lingue. Anche un semplice articolo può renderci la vita difficile. Prendiamo il tedesco. Si dice der, die o das Kind? Per me è ancora un mistero. Per non parlare di quando il genere cambia da una lingua all'altra. Ma poi perché il fiore diventa la fleur in francese? In alcuni casi la regola esiste, ma ci sono così tante eccezioni che alla fine ho deciso di non pensarci troppo. Non c'è nessun motivo di ingarbugliarsi la lingua per cercare di essere sempre perfetti. Anche il contesto aiuta a capire un messaggio e il nostro cervello è programmato per capire le informazioni mancanti. Per me un errore è come la segnaletica che indica la strada verso il successo. Se al bivio sbagli la prima volta, quella successiva sarà più facile ricordarti dove girare. Altre volte, invece, è proprio la nostra lingua madre a trarci in inganno. Pensiamo ai falsi amici. Parole che sembrano uguali, ma che hanno significati diversi. Anche con loro si può imparare. Un esempio è la parola inglese parents. Quando la mia ragazza mi ha detto che avrebbe invitato i suoi parents a cena per conoscermi, ho pensato di dover cucinare per 20 persone. Ma per fortuna mi è andata bene. Parents sono solo i genitori. Per evitarti brutte figure come la mia, ti consiglio di provare i corsi Bubble dedicati esclusivamente ai falsi amici. Anche se il tuo professore a scuola non te l'aveva mai detto, è un dato di fatto. Tutti quanti facciamo degli errori nel palato. Nel parlato. Anche in madrelingua. E se siamo sotto pressione, le cose non migliorano. Dunque, rilassati. Cercare la perfezione non ha senso, perché la perfezione non esiste. Per ridurre l'ansia da prestazione, basta prepararsi. Come? La flow. Grazie al riconoscimento vocale, puoi migliorare la tua pronuncia esercitando anche i suoni più difficili. Cette réunion? Ah, c'est vrai. Tu n'as pas pu y assister. Inoltre, nelle nostre lezioni, puoi sentire dei madrelingua parlare in situazioni di vita quotidiana. Entendu? No, pas encore. E puoi anche calarti nella parte di un personaggio per abituarti a parlare e usare nuove espressioni. Ils avaient reporté la réunion 2 fois déjà. Ah, l'ordre du jour était chargé? Infine ricordati, il segreto per non dimenticare quello che hai imparato è usarlo fin da subito e spesso. Ripassa le parole e le frasi su Bubble e poi semplicemente buttati. Parla, divertiti e se sbagli, fatti una risata. Con un po' di pratica, i risultati non tarderanno ad arrivare. Mamma. Papà. Papà. No, mamma no. Papà. 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 Mamma.